Ecco come reagirebbero i segni zodiacali alla parola ti amo. Senti, ti amo. No, no. Ti ricordi cosa mi hai fatto quando avevo 4 anni? Ti amo. Ma io già lo sapevo. Mettiti in fila, comunque, non ti preoccupare. Oddio, me lo sta per dire o non ci credo. Oddio, mi manca l'aria. Oddio. Ti amo. Quindi tu oggi, giorno di San Valentino, mi stai chiedendo di stare insieme? No, non funziona così. Allora, secondo i miei calcoli, potresti chiedermelo tra 3 settimane, così io avrò 2 regali. E volevo dirti che ti amo. Scusami, ma stiamo scherziamo? Che ho detto? Prova a dirmelo un'altra volta, ti vengo a prendere sotto casa. Ti amo. Oh, finalmente. Certo che potevi dirmelo anche un po' prima. Senti, è da un bel po' che volevo dirti che ti amo. Ok. Ti amo. No. Te ne pentirai di quello che mi hai appena detto. Te ne pentirai. Ti amo. Tutto ok? Patate? Ti amo. Barista, mi può portare una birra per cortesia? Sì, scusa, mi dicevi? Sì, dicevo. Oh, guarda. Ti amo. Oh, ma no, dove vai? Dove scappi? Ecco come reagirebbero i segni zodiacali a un brutto voto a scuola. Mattia, lei ha preso 4? Me lo venga a dire qua che voto ho preso in questa verifica. Ma come si permette a mettermi solo 4? Il suo voto è 4. 4? Beh, ma prof, mi scusi, per caso gli altri hanno preso un voto più basso del mio? Perché se è così va bene. Mattia, lei ha preso 4. Prof, lei ha da fare questa sera? Sta cercando di farmi cambiare voto? No, cioè, la posso prendere io. E adesso che cosa dico ai miei? No, non doveva andarmi male questa verifica, anche perché mi si è bassa la media, forse rimango bocciato. Aiuto, no, vi prego. Il suo voto 4. È 4. Beh, prof, posso dire una cosa? Intanto questa verifica non è servita assolutamente a nulla, cioè... Ma come si... Lei ha preso 4. 4. Prof, qual è la targa della sua macchina? Me lo può ricordare? 4, studia di più. Beh, prof, meno male, mi si alza la media. Il suo voto è 4. 4? Beh, ho fatto 9 errori su 12. Come minimo un 10 poteva mettermelo. Mattia, lei ha preso 4. Mattia, lei ha preso 4. Hai preso 4. Beh, prof, posso dirle, non capisco le sue correzioni. E poi le verifiche si correggono con la penna rossa. Basilare. Ok, ora che ho consegnato tutte le verifiche, controllate i vostri errori. Prof, qui ha sbagliato a scrivere, a correggere, ha sbagliato a correggere, prof. Ok, Matti, hai preso 4. 4. Beh, prof, comunque Vanessa ha copiato da Jonathan, è una stronza. Ecco come si comportano i segni zodiacali quando sono a casa da soli. Sono tutti quanti fuori a fare baldoria e io qui a pulire in casa. Se non esistessi io, se non ci fossi... Lo sapevo che c'era qualcuno a casa mia. Esci fuori da casa mia o ti spacco. I'm a single lady, I'm a single lady. If you like then you should put a ring on it. If you like... Oh! No, più concentrato, più deciso devo sembrare. Ah, finalmente che sono da solo, un po' di workout. Uno, ok, fatto. Mamma! Mamma, dove sei? In vacanza col papà da 4 giorni. Come sei in vacanza al mare da 4 giorni? Non me l'avevi mica detto? Ciao amore, che sono a casa da solo, posso parlare con te a voce alta. Non puoi capire che ho trovato sabato sera. Che palle sti programmi televisivi. Minchia, devo studiare. Ah, sono 4 ore che mi stai rompendo le palle. Ecco come si comportano i segni zodiacali in discoteca. È qui la festa, anzi è arrivata la festa. E giuro che se quello lì mi guarda ancora gli butto il drink addosso. Amo. Perché sarà il mio stesso vestito ma lei sta meglio che a me? Ma dai, non è vero. So che ferirò i tuoi sentimenti, ma questa sera non è proprio sera. Ok, va bene. Come si chiama il tuo amico fuori con la Ferrari? Amo, quando andiamo a casa è tardi. Sono solo il 10. Cos'è che vuole la carta d'identità? Guardi che sono maggiorenne, ho appena compiuto 13 anni. Oddio, che imbarazzo, quel tizio mi sta guardando, non ci credo. Quando finisce la serata voglio tornare a casa, aiuto. Amo, domani mi sposo, mi sono appena baciata con uno più piccolo di me di 10 anni. Che schifo di gente. Cos'hai da guardare? Sì, amo, sono fuori dalla discoteca. Tu dov'è che sei? Ecco come reagiscono i segni zodiacali alla parola ti lascio. Ti lascio, non provo cosa più nulla. Significa che non provi più niente. Adesso chi mi compra i regali? Amo, ti dico che me lo sento. Mi ha mollato per colpa di quella stronza. E ti lascio. Va bene, non ti preoccupare. Ti lascio, ti mollo. 3 secondi per scappare, poi ti rincorro per darti 3 ceffoni. Ti mollo. Ah sì? Beh, fai pure, tanto non troverai meglio di me. Uffa, mi ha lasciato.
No, 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 me ne starò a casa per i prossimi 3 mesi. Amo, Francesco mi ha mollato. Secondo te devo fare una storia su Insta? Senti, ti mollo. Spera solo che io non ti trovi per strada, perché altrimenti ti distruggo la macchina. È vero, hai ragione. Ehi, Mattia, lo sai, è vero che te ne pentirai? Potresti ripensarsi un attimo, per favore? Ti mollo. No, ti prego, non pure tu. Ci conosciamo da un giorno, io già ti amo. Non siamo fatti per stare insieme. Senti, la prossima volta, prima di dirmi queste cose, lavati i denti. Segni zodiacali e i compiti per casa. Ma no, dovevo sottolineare in giallo, non in rosa. Ragazzi, avete fatto tutti i compiti di francese. Ma sono fatto scienze. Amo, guarda l'ultimo TikTok che ti ha mandato. Hai fatto i compiti? No, non li ho ancora fatti i compiti. Madonna, sei peggio di mia mamma. Madonna, che fame. Ah, li copio su internet. Ah sì, copio su internet. Siamo in vacanza e come tali noi non dovremmo avere compiti. Sicuramente a settembre mi ribellerò. Quale altra scusa potrei utilizzare per non... No, non quella del cane che me li ha mangiati, perché è troppo basic. I compiti di religione, io non so se sia normale. Sono a tanto così da invocare tutti i santi. 60 esercizi di cui uno solo corretto. Come glielo dico io domani alla prof? Amo, domattina alla prima ora mi fai copiare i compiti. No, comunque la scorsa volta non li abbiamo neanche corretti in classe, quindi tanto vale che li faccia. Ecco come reagiscono i segni zodiacali quando vengono rapiti. Oddio, ti prego, voglio andarmene, non farmi male, non farmi... Che pa... Puoi prendermi il telefono e farmi una story su Instagram? Ah, quindi mi hai legato. E certo, non lo vedi, tra poco ti svaligiamo casa. A quale scopo? Perché sono legato? Forse perché siamo dei ladri? Posso ascoltare un po' di musica? Ma dimmi te se è normale che uno venga rapito e vuole ascoltare musica. Guarda che ti sento bene anche con le cuffiette. Quando parlo la musica si ferma. Puoi levarmi sto schifo che tra mezz'ora devo andare a fare Pilates? Lo so già come va a finire. Non uscirò vivo da qui, me lo sento. Ah, adesso ho capito, mi avete rapito. Beh, dai, meglio tardi che mai. Posso dire che manette di mer... Levami sti cosi immediatamente subito. Cosa sono? Avete delle manette rosa? Perché stanno meglio come sono vestito. No. Ok. No, non c'ho voglia di liberarmi. E chi ti libera? Non ti devi liberare. No, non c'ho proprio voglia. Ecco come reagiscono i segni zodiacali durante un'interrogazione a scuola. Mattia è interrogato. No, prof, che sfiga. Adesso prendo 4. Mi bocciano, non vado all'università. Mattia Malengo interrogato. Eh? Scusi, prof, c'era una mosca. Ti amo, lingua interrogato. Da piccola la picchiavano di brutto per essere così strano. Scusi, prof, in ritardo, sono leggero in ritardo. Ah, ma già finito? Posso andare allora? Arrivederci. Malengo interrogato. Si ricorda quando in prima mi ha messo 1,5? Prof, ma per insegnare la laurea gliel'hanno regalata. Adesso ti alzi e andiamo dalla preside. Malengo prof, interrogato. Mi urta e non poco che sta chiamando nomi a random. Vada in ordine alfabetico. Ti ha interrogato. No, prof, non si permetta. Cioè, ci sono altre 20 persone da interrogare. Mi viene a interrogare a me. Adesso andiamo dalla preside. Ti ha interrogato. Ti ha interrogato. Va bene, prof, l'importante è che mi metta il voto più alto di tutta la classe. Cosa c'era da studiare? Mattia Malengo interrogato. No, cioè, allora, prof, l'ultima volta a me ha messo 6 meno, 6 meno, e a lei ha messo 6. Sì, prof, sto tanto male. Ecco come si comportano i segni zodiacali al primo appuntamento. Amo, è già in ritardo di 10 secondi, se arriviamo a 20 io me ne vado, eh. Raga, occhi a me, questo appuntamento andrà da culo come quello di 9 anni fa. Madonna che puzza, c'era l'agitazione, non ci credo. Speriamo non senta l'odore. Oddio, sta arrivando. Certo che un posto più bello potevi sceglierlo, però non sta bettola. Scusami, questo sarebbe il nostro appuntamento. Ok, sono a posto. Paghi tu il conto, vero? Sì. Signore, tra 5 minuti chiudiamo. Mi ho detto che sto arrivando. Provaci a guardare il culo a quella e vedi. Ciao, sono già in ristorante, è da un'oretta che ti aspetto, sono arrivata un po' in anticipo. A me risulta dalle storie di Instagram che ti trovi a casa. Non so se sono pronto per una relazione. Beh, ma lui è carino, no, aspetta, no. Ah, già mi immagino sposati tra 3 mesi, con 4, forse anche 5 figli. Dove vai? Cosa ho detto? Però dalle foto era molto meglio. Vado un attimo in bagno, torno subito. Questo non è assolutamente il piatto che io avevo ordinato. Portalo allo chef, dillo allo chef e portami quello che io avevo chiesto, grazie. Scusami, a volte divento un po' pazza. Segni zodiacali e il tradimento. Perché sei con l'idraulico sotto le coperte? Ah, devi controllare che il letto non si sia rotto. Tranquilli, tranquilli. Con la mia coperta? Che schifo, ma ti sembra normale? Davvero mi stai tradendo con un tipo del genere? Certo che potevi scegliere almeno più bello di me. Potete fare meno casino che sto guardando Netflix. Grazie. Cacchio ogni volta. Amore, posso spiegare? Non fare così. Ok, manteniamo la calma. Ok, manteniamo la calma. Ma... Amore, tranquillo, posso spiegare.
Ma perché non me l'avevi detto? Posso unirmi? Amore, stai tranquillo, non prendertela. Dove? Amore? Ehi! Senti, qui c'è puzza di profumo non mio. Tu mi stai tradendo, dimmelo, con chi? Amore, mi sono scorreggiato. Ah! Sì, amore, vieni pure, tanto mia moglie non è a casa. Francesca? Francesca! Ecco come reagiscono i segni zodiacali quando hanno una verifica. Cos'è una penisola? Un'isola a forma di pen... prof, qualcuno ha tirato una puzzetta, non riesco a concentrarmi. Finito tutto, ho scritto tutto quanto. Probabilmente prenderò 4,5, ma va bene lo... Guarda che è la C. No, ti dico che è la D. È la C. Oh, decidetevi, è la C o la D? Vabbè, metto la A. Al mio 3 strappiamo tutti la verifica per ribellarci. 1, 2... Ma dovevate farlo tutti. Durante la verifica non si mangia, ragazzi. Raga, occhi a me. Essendo il più bravo della classe, vi dico che so tutto, quindi se avete bisogno di copiare, ci sono i... Ma Lengo ha studiato? No, no, prof, cioè io ho studiato tutt'altro, posso consegnare in bianco? Chiedi al numero 4 alla Francesca. Cosa? Non ho capito. La numero 4. Cosa? La numero 4. Posso copiare? La scorsa volta per colpa tua ho preso tutto. Ragazzi, non si copia. Mattia, fammi copiare. Lasci fare il compito. Prof, qui si copia. Non la so. La numero 2? Non la so. La numero 5? Neanche questa. La 7? Non la so. Segni zodiacali e come attirare la loro attenzione. E niente, questa è la foto del mio gatto, ti piace? Oddio, ma è bellissimo. Comunque, io ci credo all'oroscopo. Penso sia una delle cose più vere che esista. Dovremmo seguirlo tutti quanti. Io non chiederò mai scusa, devono essere gli altri a farlo. Se quello mi fissa un'altra volta, giuro che gliene dico 4. Cosa vuoi? Ti ho guardato una volta e basta. Comunque, secondo me dovevi prendere gli occhiali rossi e scusate, non neri. Posso intromettermi? Allora, secondo me... Chiediamo informazioni a lui. Ehi, scusa, sapresti indicarci dove si trova? Ehi, scusa, ma dove vai? Oddio, c'ho una fame, quasi quasi mi mangio delle patatine. Ma io dico, cosa serve lavarsi quando basta mettersi il deodorante? Comunque, io odio le persone che si arrabbiano per qualsiasi cosa, insopportabili. Ho sentito che questo palazzo è a rischio crollo. Speriamo bene, potresti ritrovarti sotto le macerie da un giorno all'altro. Comunque non dirlo a nessuno, amo, ho tradito Francesco perché non andava più. Oddio, guardate, la persona più bella del mondo. Oddio, ma chi è quello lì? Ma tu lo conosci? Ma chi è? Segni zodiacali e la gita scolastica. Se facciamo un incidente muore solo il conducente. Dai, dai, amici. Francesco, ti mettiamo una nota se continui. Prof, prof, vaffan. Ho portato un sacco di cibo, bibite gassate, tramezzini, cosa vuoi? Prof, comunque questa città è proprio inutile. Io propongo di annullarla. Io avevo proposto di andare in Egitto. Ma stai zitta, cretina. Oh, ma guarda Francesca, ma ti sembra il modo di venire in gita scolastica con la minigonna? Prof, si può non venire in gita? Non ho proprio voglia. Potrei abbassare i voti di chi non viene. Ok, io ci sono. Prof, Francesco ha superato la fila e si è messo davanti di me. Ma non è vero. Come no? Adesso siamo qui a discutere finché non avrò ragione io. Stra destra, la tomba del settimo re della Cambogia. Bella, fammi la foto per Instagram. E non ci sono più posti in ultima fila sul bus, dovrei restare davanti. No, aspetta. Prof, che si fa adesso? Gita al museo egizio. No, no, al museo, che schifo, è da sfigati proprio come lei. Il mio bagaglio non sta arrivando, hanno tutti il loro bagaglio e il mio deve ancora arrivare. Prof, il mio bagaglio... Ah, eccolo. Prof, però io non vengo, sono troppi soldi. La gita è gratuita. Ah, eh? Ok, allora sì, va bene. No, aspetta, non sederti, chissà quanti germi ci sono su quel sedile. Ecco come reagirebbero i segni zodiacali se venissero rapiti e rinchiusi dentro un armadio. Ok ragazzi, ascoltatemi bene, io lo so come uscire da qua. Ragazzi, soffro di claustrofobia, aiuto. Moriremo tutti, moriremo tutti. Beh, ma ragazzi, stiamo solo perdendo tempo. Cioè, qualcuno butti giù quest'armadio. Non lo voglio fare io, ma qualcuno lo faccia. Ragazzi, relax, tranquilli. Qualcuno verrà ad aprirci. Ok, intanto per far passare il tempo potremmo tipo farci delle domande, conoscerci. No, vero? Ma sono l'unico che è eccitato dall'idea di essere rinchiuso dentro un armadio. Sono finito. Sì, gemelli? E per caso questo è l'inferno, ragazzi? Ma ragazzi, e se questo in realtà fosse un esperimento sociale? Che noia, possiamo giocare a qualche gioco tipo obbligo verità? Segni zodiacali ad Halloween. Mamma, ti sei dimenticata l'armadio aperto, puoi venirlo a chiudere per favore? Perché? Tu falle e basta.
Amo, ti giuro, l'ultima volta che mi sono spaventato per qualcosa è stato nel lontano 1994. E hai qualcosa sulla felpa? Yeah! Raga, ma stasse che è Halloween, andiamo a ballare! Solo i bambini festeggiano Halloween. Non ti permetterei mai più di dire una cosa del genere. Che si fa stasera, amici? Vita dentro una casa abbandonata. Ok, io vi aspetto fuori. Ma seriamente, c'è qualcosa che ti spaventa? No. Amo, secondo te sono io il segno zodiacale più coraggioso dello zodiaco? No. Invece sì. Halloween, 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 che festa stupida. Cioè, ti immagini, noi siamo dentro la casa più infestata della città, non è eccitante? Vabbè, mi guarderò un film horror anche se mi fanno tutti schifo. Ecco come reagiscono i segni zodiacali quando sono in ritardo. No, amo, io ti giuro non so cosa fare, sono in ritardo, non ce la farò mai. No, la scorsa volta sono arrivati tutti in ritardo, adesso tocca a me. Vabbè, è la prima volta che ritardo, se la prendono vuol dire che non sono veri amici. Devo escogitare un piano e fare in modo che arrivino tutti in ritardo. Allora. Eccomi, scusate il ritardo, sono arrivato in anticipo di 34 secondi. Ehi là, scusate il ritardo, dovevo finire di prepararmi. I veri VIP si fanno attendere, no? È in ritardo di 25 secondi, non è possibile, ogni volta sempre la stessa storia. Ok, sono in ritardo, ma se passo dalla finestra non se ne accorge nessuno e dovrei riuscire a passare inosservato. No, non posso essere in ritardo, non posso essere in ritardo. A che ora ci si trova domani? Domani, guarda che l'incontro è tra 30 minuti. Segni zodiacali cosa dicono e cosa pensano veramente? Forse se sto zitto penseranno che abbia capito tutto quanto. Ma no, ti pare, non me la sono presa. Ok, imposto il timer, forse tra 52 anni e 42 giorni ti rivolgerò la parola. Sì, ok, mamma, adesso mi sistemo la camera. In realtà non la farò, ma ti pare, quella di mio fratello è messa peggio. Vattene via subito. Ti prego, anche se te l'ho appena detto, non vale niente. Io voglio che tu rimanga, ti prego. No, vabbè, ma quella lì è la nuova ragazza di Riccardo. Aveva ragione Francesca a dire che in foto è molto meglio. Che bel regalo, grazie. Ma è normale regalare un dizionario per il compleanno? Vabbè, ma quel vestito ti sta veramente d'incanto. E sei fortunata che non me lo provo io, perché sicuramente a me starebbe meglio. Vabbè, se proprio devi... Dai, fallo se hai il coraggio. Fallo, Bara, provaci. No, vabbè, tranquillo, non mi hai fatto tanto male. Stai attenta perché domani ti buco le quattro ruote della macchina. No, vabbè, per il mio compleanno, fidati, mi basta solo la vostra presenza. Vedi di arrivare con un bel regalo costoso, perché altrimenti quando sarà il tuo compleanno neanche gli auguri ti faccio. Guarda, ti dirò, in realtà i compiti di matematica non sono poi così tanto difficili. Il vero dilemma è, dico o non dico che ha quella cosa tra i denti, quella schifezza? Sì, ho capito. In realtà non ho capito niente, vorrei solo che la smettessi di parlare. Segni zodiacali e la loro pizza preferita. Per me è una pizza con le patatine fritte. Ma è una pizza per bambini. Se crei una pizza con i miei ingredienti preferiti, poi le inserite nel menù con il mio nome Mattia. Sono seduto da 5 minuti e ancora deve arrivare la mia pizza diavola. Ok, andiamo direttamente sulla sezione pizze speciali. Come me. 14 euro per una margherita. Chi è che me la offre? No, non ho molta fame. Allora che pizza desideri? Allora per me 4 pizze margherita, grazie. Per me è una pizza con mais che devo restare in linea. Hai del buscofen nel caso in cui mi venisse mal di pancia dopo? No, non esiste che arriva la pizza prima a loro che a me. Non lo so, c'è un menù lunghissimo, non so che pizza prendere. Una capricciosa? Se mi arriva la pizza gelata, stai pur certa che mi lamenterò con il cameriere. Comunque avevo chiesto poca mozzarella e poco pomodoro.